Questo episodio tratta un argomento che sfiora stati calmo, in quanto non specializzato sulla visione computerizzata, cosa che indirettamente faccio presente anche sul sito. Perché comunque ho deciso di fare questo episodio? Perché tratta di dati. E visto che stati calmo tratta dati sia nella loro versione grezza che nella loro versione lavorata, cioè conoscenza, vale la pena comunque approfondire processi che possono far schizzare o tenere bassi l'ottenimento di dati. Leggo: cerchiamo un professionista esperto per costruire un modello di intelligenza artificiale in grado di analizzare i giochi del padel e fornire approfondimenti. Il modello dovrebbe essere in grado di analizzare le partite in diretta e fornire analisi in tempo reale. L'obiettivo principale del progetto è fornire un'analisi dettagliata dei movimenti, delle strategie e delle prestazioni dei giocatori. Il resto te lo risparmio. All'università io ho avuto la fortuna di fare un seminario con una dottoranda di una famosissima università tedesca. Lei stava facendo all'epoca un dottorato su analisi delle reti, al che tu potresti domandarti: ma cosa c'entra con la statistica? C'entra perché nelle reti il dato strutturato cambia, è sempre tabellare ma è costruito in maniera diversa. Su cosa stavano applicando loro l'analisi delle reti? Alla finale di Champions gloriosa, dove ha giocato l'Inter e ricorderai nomi come Diego Milito e Pandev. Essenzialmente loro stavano facendo una raccolta dati a mano di questa finale. Volevano ricostruire dai dati la strategia di gioco. Nel 2024 sappiamo che GPT-4 a pagamento può fare telecronaca in diretta. Ma siamo sicuri che riesce a estrarre dati in maniera strutturata in diretta? Buona fortuna. Secondo me è acerbo o estremamente costoso. E se questa famosa università tedesca all'epoca lo ha fatto a mano, qualche motivo c'è, anche se non avevano gli strumenti che abbiamo oggi. Ricordiamoci infatti che GPT-4 può fare tutte queste cose, ma la qualità del dato va tutta a vista, a mano, perché si sa che hanno un alto tasso di errore, che in gergo tecnico si chiama allucinazione. Quindi tutto ciò per dire cosa? Che ottenere dati in maniera automatica in certi contesti non è detto che ha senso rispetto al raccoglierli manualmente. Capisco che è una cosa noiosa, ma esistono persone a cui piace fare queste cose. Questo non bisogna dimenticarselo, perché ognuno di noi è diverso. Così come, ovviamente, tu che ascolti questo podcast non faresti mai le cose che faccio in video perché non ti piace. Si può anche dire che un'università ha meno fondi rispetto ad un ente privato. Quindi magari anche all'epoca loro hanno fatto la scelta di prendere questi dati a mano perché non avevano disponibilità. Ma io non saprei in tutta onestà se quell'ente pubblico è più attento ai costi dell'ente privato medio. Io non lo so. Io potrei dire che, ad esempio, la NASA è sempre stata avversa al rischio, cosa che invece in ambito imprenditoriale è un po' diversa. Però io voglio dare questo spunto. Non vorrei sembrare boomer, ma io ribadisco che in questo specifico caso, oggi, all'ordo della mia ignoranza, ha più senso prendere questi dati a mano, possibilmente facendolo fare a qualcuno che non vede questo compito come una tortura, anche perché altrimenti poi la qualità del dato si abbassa. E tanto vale farlo fare a GPT-4 a 20 euro al mese con tutte le allucinazioni del caso. Ti saluto e alla prossima. Ciao!